Buonasera. Sono state rese note le presenze nelle 15 sedute del 2015 del Consiglio Comunale. Non sono mai mancati Mesini, Bonettini, Prodi, Venturelli, Catucci e Zanolli del PD, Liberi di Forza Italia, Uller del Movimento 5 Stelle e Barbieri della Lista Civica Sassuolo 2020. Misia di Forza Italia è il consigliere comunale che ha fatto meno presenze, 10 su 15, seguito a ruota da Chersoni del PD e da Severi di Forza Italia, entrambi a 11 gettoni complessivi. Ancora in tema del Consiglio Comunale, in vista della prossima seduta, il consigliere Giorgio Barbieri della Lista Civica Sassuolo 2020 ha presentato un'interrogazione per capire lo stato di attuazione di alcuni provvedimenti discussi lo scorso anno. In particolare, la costituzione di un tavolo permanente sul lavoro e sulla crisi, la proposta ai cittadini di un'assicurazione contro i furti, il ripristino dei bagni pubblici del centro e la realizzazione della struttura polivalente per disabili a Madonna di Sotto. Il gruppo System ha avviato un particolare progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con l'Istituto Ipsia Don Magnani. Ecco i dettagli dalle parole del responsabile Massimo Rovatti. Un progetto veramente importante che System ha avviato con l'Ipsia Domagnani di Sassuolo, una scuola che è molto cara al patron Franco Stefani. I ragazzi stanno qui una settimana per imparare che cosa? Guarda, allora, questo progetto è un progetto che è voluto dal nostro patron ingegner Stefani. Già molto prima che diventasse obbligatorio il periodo di alternanza scuola-lavoro con il decreto legge Buona Scuola. Noi abbiamo sempre creduto nei ragazzi e questo progetto è partito lunedì 14 di dicembre e con una settimana riguardante la sicurezza in azienda, perché è importante che questi ragazzi che escono con indirizzo manutenzione e assistenza tecnica vengano adeguatamente formati sui temi di sicurezza in azienda. Poi da febbraio del 2016 System li ospiterà per un numero complessivo di settimane di 10 settimane, 5 e 5, la classe verrà divisa in due gruppi, 5 settimane e 5 settimane, in cui rimarranno in azienda, faranno orario come un dipendente system, quindi 8 ore al giorno, in reparti strategici come reparto produzione, reparto assemblaggio elettrico, reparto manuali e schede tecniche. Diciamo che in questo modo, se possibile, correggimi se sbaglio, è rivoluzionato il concetto di stage. Assolutamente, questo periodo non è un periodo di semplice stage, ma è un periodo di tempo in cui i ragazzi lavoreranno e daranno un proprio contributo tangibile a System e questo periodo sarà valutato da un tutor aziendale che sono io, un tutor scolastico che in questo caso è la professoressa Paradisi del Don Magnani, in base a degli obiettivi condivisi, comuni, e questa valutazione andrà a cubare a livello di curriculum scolastico per ogni studente. Passiamo allo sport. Continuano tra una sfida e l'altra del campionato che vedrà domani alle 20:45 la gara Napoli-Sassuolo i rinnovi dei contratti dei neroverdi. L'attaccante Diego Falcinelli ha firmato fino al 2020. Grazie per essere stati con noi, per questa edizione è tutto, arrivederci a lunedì.